Tutte le vittime della strage di Erba sono state attinte da ferite da scannamento, una sorta di firma comportamentale che non può essere ricondotta a una mano inesperta. Sull'inizio dell'aggressione, l'ipotesi da privilegiare in base alle tracce ematiche è che le vittime siano state aggredite da qualcuno che si trovava già all'interno dell'abitazione al loro arrivo. Lo dicono le tracce di sangue sulla parete che non sono mai state analizzate, né sono state considerate fino a ora nella ricostruzione criminodinamica delle aggressioni. Così si legge nella relazione della criminologa Roberta Bruzzone, membro del team di esperti che supporta la richiesta di revisione del processo della strage di Erba. Da ciò si deduce che Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati definitivamente all'ergastolo 17 anni fa per l'omicidio di 4 innocenti, tra cui un bambino, siano probabilmente innocenti. La Corte d'Appello di Brescia inizierà la discussione sulla revisione il 1 marzo. Gli avvocati difensori della coppia hanno presentato diverse consulenze, tra cui quella della nota criminologa, che evidenzia come i delitti siano avvenuti, in base allo studio delle ferite e delle tracce di sangue rinvenute sulla scena del crimine. Nella sua ricostruzione, l'esperta sottolinea l'incongruenza della dinamica dei 4 omicidi, non solo rispetto alle confessioni dei coniugi Romano, ma anche in relazione agli esiti dell'autopsia sui cadaveri. Vittorio Ballabio, uno dei residenti della corte di Via Diaz, e il vicino di casa, Glauco Bartesaghi, volontario dei Vigili del Fuoco dal 1987, entrano nella palazzina ormai invasa dal fumo poco prima delle 20:30. Salendo le scale, capiscono che l'origine dell'incendio è all'interno di un appartamento del primo piano, ovvero l'abitazione di Raffaella Castagna. Ballabio torna di corsa a casa per prendere un piccolo estintore, l'unica cosa che può utilizzare, mentre Bartesaghi prosegue per prestare soccorso agli eventuali inquilini presenti. Giunto al primo piano trova un uomo per terra, a cavallo tra il pianerottolo e l'abitazione da cui è scaturito l'incendio. È Frigerio, che era con il capo all'interno della casa, mentre aveva il resto del corpo sul pianerottolo. La luce è spenta, ma subito Bartesaghi si imbatte in un altro corpo, questa volta di donna, steso per terra con gli abiti che stanno andando a fuoco. Il soccorritore la riconosce. È Raffaella Castagna. Trascinata anche lei sul pianerottolo nel tentativo, ormai vano, di metterla in salvo, e per tale ragione non sapremo mai con esattezza la sua effettiva collocazione originaria sulla scena del crimine, la presenza delle sue tracce di sangue ci consente di ricostruire con buona approssimazione i suoi spostamenti nell'abitazione durante la strage. Bartesaghi sa che Raffaella Castagna ha un bambino di poco più di 2 anni, che verosimilmente è ancora dentro l'abitazione. L'uomo cerca disperatamente di raggiungere il piccolo, ma sfortunatamente il fumo si è fatto ancora più denso e quindi è impossibile addentrarsi nell'appartamento. Quindi torna nel pianerottolo e nota che Frigerio dà ancora qualche flebile segno di vita. A stento riesce a sussurrare «Mia moglie è su!». Quasi contemporaneamente si sentono delle grida d'aiuto provenire dal piano di sopra. 6 o 7 richieste di aiuto pronunciate in maniera chiara e perfettamente udibile provengono dal piano mansardato. Sul punto, sia Frigerio che Bartesaghi forniscono un resoconto coerente. Si tratta di Valeria Cherubini. Secondo la criminologa, la Cherubini è stata assassinata nel suo appartamento, dove è stata trovata morta in una posizione da difesa passiva, in ginocchio con il volto riverso a terra, a pochi centimetri dalla porta finestra. Le braccia erano serrate per proteggersi il volto, e anche il capo è stato colpito con una violenza inaudita, probabilmente da un oggetto dotato di spigoli vivi. L'assalitore sarebbe poi fuggito attraverso il balcone esterno dell'abitazione di Raffaella Castagna, attraversando i tetti. Successivamente, Roberta Bruzzone esamina l'arma del delitto in base alle ferite riscontrate sui cadaveri. Occorre fare una doverosa precisazione, perché la descrizione in merito fornita dal medico legale è decisamente incongruente. Mi riferisco a una serie di aggiustamenti delle caratteristiche del corpo contundente.
nella relazione preliminare, si parlava di un oggetto contundente dotato di spigolo, mentre nella relazione finale, dopo che Olindo ha confessato di aver utilizzato una stanghetta, si è parlato di un oggetto contundente dotato di spigolo smussato. Tuttavia, questa descrizione appare improbabile, considerando che gli spigoli sono sempre acuti. Riusciremo mai a conoscere la verità?